Il Salone degli Svizzeri a Palazzo Reale è stata la cornice aulica per la celebrazione, voluta dal Consiglio regionale, della Festa del Piemonte, istituita con legge. Una mattina fra storia e tradizione, durante la quale è stata protagonista assoluta la Sietta, con la battaglia del 1747, quando le truppe piemontesi sconfissero gli eserciti francese e spagnolo. Il viaggio nel tempo si è dipanato fra gli stucchi di Palazzo Reale con l'aiuto della voce unica di Mario Brusa. Tutti d'accordo, la fasi urlente la val, cui cammino mangia il nostro ordi. La musica dei gruppi pifferi e tamburi di Santià, le divise, le bandiere. Schierati sullo scalone d'onore di Palazzo Reale, i gonfaloni della città metropolitana di Torino e delle altre province piemontesi. Non sono mancate curiosità e aneddoti, dai colori delle divise all'altezza dei granatieri, le armi, ne hanno parlato lo storico Eugenio Garoglio e l'uniformologo Enrico Ricchiardi. Tutte le comunità hanno bisogno di trovare dei momenti importanti per identificarsi e per dire anche ai nuovi abitanti dove sono arrivati. La festa del Piemonte in quest'ottica è interessante. Poi ovviamente arricchirne il racconto con delle belle uniformi e bandiere colorate, simbologie sono la normalità in questo settore. Per esempio, se lei chiede a qualcuno che ne sappia qualche cosa notizie sulla guerra di Crimea, le dirà bersaglieri. In realtà su 40.000 uomini c'erano 1.500 bersaglieri. Se lei chiede della Sietta, le diranno granatieri. In realtà c'erano 40.000 uomini e 300 granatieri. Però nell'immaginario collettivo rimane questa immagine, che è bella anche da ricordare.